Ciao Rattini! Ciao Rattini, bentornati in questo nuovo video e siamo davanti a un supermercato giapponese perché alcuni di voi ci hanno chiesto su Instagram o sulle nostre stories come è fatto un supermercato giapponese. E quindi adesso ecco, c'è un signore che sta entrando con il suo carrellino ed entriamo anche noi così vi facciamo vedere. Intanto fuori abbiamo, vabbè, frutta, acqua, alcune cosine, ramen, sì. Questo è vicino al nostro hotel, quindi abbiamo scelto questo appunto per questo motivo, insomma. Quindi schiaccia, entriamo. Quindi qua abbiamo tutta la parte della verdura. È aperto fino alle 11, eh? Sì, sono aperte fino a tardi qua. E aprono anche presto, quindi dalle 8 fino alle 11, poi niente dipende. Qua abbiamo la parte della carne. La pasta pronta. Poi c'è... Ci sono i cosiddetti bento. Meno perché sono cose già pronte che si possono riscaldare al microonde e si possono mangiare. Vedete, faccio anche tipo della pasta, questi sono udon. Poi abbiamo, ah, qui c'è la carne, spaghetti con la carne, pasta gratinata, vedete, ci sono un sacco di cose già pronte. Qua ci sono i gyoza, poi abbiamo il famoso okonomiyaki, vedete? E i prezzi sono molto bassi perché tipo l'okonomiyaki costa 368 yen, pochissimo, che sono circa 3 euro, quindi parliamo di prezzi comunque bassi. Ci sono i tramezzini che io ogni volta vorrei mangiare ma non li mangio mai perché ragiono, beh, sono in Giappone, non mangio il tramezzino, mi pigliano negiri. Giustamente. Però vado anche al ristorante italiano, quindi sì, sono un controsenso. Perché comunque l'aria di casa ci manca un po'. Ma non è vero in realtà, è il cibo più che altro. Più che l'aria è proprio il cibo è buono italiano, si può dire nulla su quello. Poi abbiamo anche, c'è anche il sushi. E una, ecco, questa scatola di sushi ce ne sono 3, 4, 5, 6, 12 pezzi a 555 yen, che sono 4,50 euro, quindi veramente una cavolata. Anche i maki, 2 euro. Vedete, sushi. La pizza da mettere al microonde. Ah, poi una confezione nuova di Naizushi. Che sono squisiti, sono ovviamente tofu fritto, credo. Sì, e adesso c'è il riso. C'è il riso. 200, è una cosa buonissima. Sembra una cosa che dice, beh, solamente miso. Sì, solamente tofu e riso, invece è una roba buonissima. Gli onigiri? Gli onigiri, vi ricordate? Questi li mangiano sempre negli anime, anche Bandi li mangia sempre. E qua ci sono quelli preconfezionati. E ci sono un sacco di gusti, ci sono quelli all'umeboshi, ci sono quelli alle alghe, oppure questo qui tsunamayo che è tonno e maionese. Ci sono veramente un'infinità. Intanto mi giro e faccio vedere anche di qua. Non so spiegare tutto perché sennò è piccolo questo posto, però. Qua insalate, vedete, qua ci sono le cose più salutari. Vedete? Udon, il tofu, il curry. Qua c'è il riso pronto, 92 yen, 50 centesimi. C'è una confezione di riso bianco scondito, nel senso senza nulla, sì. Perché devi sapere che in Giappone il riso viene considerato come il nostro pane. Sì, lo usano d'accompagnamento. Non so, mangiano tipo un'insalata piuttosto che la carne, eccetera. Mangiano un po' di quella cosa che mangiano con un po' di riso. Tipo oggi abbiamo preso il tendone, c'è appunto c'è il riso sotto e sopra c'è la verdura fritta. Esatto. Quindi loro, cioè questo è utile perché devono farlo, è già pronto, quello che è pronto lo prendono così. Poi qua ci sono le bibite. Quindi ci sono vari tipi di birre. Mi hai indicato lo yogurt, guarda lo yogurt. Lo yogurt. Luca ci tiene lo yogurt, vorrei proprio farlo vedere. Ovvio. Poi cosa ridi? No, perché stavo dicendo una cosa ma forse è meglio non dirla. Abbiamo il l'acqua frizzante, che qui è una cosa che non esiste, cioè la trovate molto raramente. Esatto, sparkling. C'è anche il gusto limone, ci sono, ecco, c'è la Coca-Cola alla pesca peach, c'è la Coca normale, c'è un sacco di, c'è tè del tè, che sia giapponese che inglese. Anche le confezioni enormi di tè.
c'è anche il tè caldo, quindi si può comprare se magari c'è inverno e fa freddo, si può anche appunto prendere il tè caldo, caffè latte, caffè normale, americano e via discorrendo. Poi qua ci sono vari snack, Snickers, vedete? Biscotti tipo wafer. Che sinceramente vorrei provare, perché sembrano buoni. Poi ci sono questi biscottini sparsi. Wow. Variety mix. Vari snack. Tutte le varie tessere come Google Play, App Store, Amazon, eccetera. Vari tipi di caffè, caffè latte solubili. Abbiamo i prodotti da ufficio, da scuola. I spazzolini, i dentifrici, mascherine, perché qui si usa molto la mascherina, quindi quando uno sta male tiene la mascherina per evitare di contagiare gli altri. E anche perché in pubblico è vietato, almeno secondo la loro usanza, è brutto soffrirsi il naso in pubblico. Quindi loro piuttosto tirano su col naso, quindi magari sentite continuamente, però non si soffrono il naso. Che poi praticamente è una cosa al contrario di noi, perché da noi tirare su col naso, cioè sembra maleducato, soffrire il naso. Eh sì, invece qua è il contrario. Vabbè, cose per il lavaggio dei vestiti, i famosi pochi. Vedete pochi, Oreo, barrette, questi qua sono famosissimi, sono bicentenari, no? Biscu. Poi ci sono... Mamma, questa è una cosa... Questi? Io adoro tantissimo. La barrettina. Il choco brownie, adesso mi sa che me ne prendo uno. Dai, prendo anch'io. Ti faccio compagnia. Cioè, quello nero o quello bianco? Tanto ormai... Questo bianco, è il latte. È bianco? Questo è il caramello. Ma dai, io prendo bianco, dai. Sono black e white, chiaro black e chiaro white. Ma ce ne sono anche altri tipo. Vedete, qua è pieno di biscottini, la fragola, qualsiasi gusto. Ah, ci sono anche i famosi Kit Kat. E qua ci sono anche la fragola e anche il tè verde. E wasabi. Cioè, e wasabi, sì, wasabi, cioè. Questo? Sì, wasabi. Poi ci sono i Ketta no Kono, i famosi funghetti al cioccolato. Vari cioccolato di varie tipologie. E qui ci sono tutti i vari ramen istantanei, ovvero voi prendete tipo UFO, ci aggiungete l'acqua bollente e li mangiate, scolate e... no, scolate no, dipende, alcuni li scolate, alcuni no. E questi sono appunto i ramen. Dopodiché altri cioccolatini. Qua ci sono anche alcune sorpresine dedicate ai cartoni, quindi troviamo quelle di Dragon Ball. Poi gli ovetti di Super Mario e di Topolino e Paperino, One Piece, ancora Topolino e Minnie, e beh, altri dolcetti, caramelle varie. Qua vabbè, reparto dei vini, poi questo è il reparto che noi bazzichiamo spesso perché ci prendiamo sempre le colazioni per il giorno dopo. Quindi ci sono un sacco di merendine, vedete? Ci sono tipo questo che è del pane con... no, questo è col tamago e pasta, quindi no, non è proprio colazione, per con salate. Però ci sono anche dolci. Vado, cioè io volevo una brioche. Questo tipo è il cioccolato, vedete? No, questo come avevo domani? È per la cioccolatosa, sì, prendila. È cioccolatosa. Io volevo la brioche. Il melon pan, che è famosissimo qui. Se è fresco, ovvero non questo perfezionato, ma se lo mettete fresco in pasticceria è una fine del mondo. Non c'è più, vedi qua la brioche. Eh no, lui come già sempre una brioche che si chiamava straccio, ovvero. Non si chiama straccio, sembra. Ma era tipo uno straccio perché era messa buco, come se fosse una treccia, però era. Era morbidissima, sembra così. Quasi cruda. Comunque c'è un sacco di roba. In Giappone ti viene sempre fame perché continua a mangiare. Vedete? Ci sono anche i soliti classici croissant. Lievitiamo sulla pizza. Il melon pan al melone. Voi dovete sapere che adesso al melone abbiamo fatto. No vabbè,
Io prendo questo per domani, devo assaggiarlo perché non l'ho mai trovato. E questo qua? La pizza? Questa è la pizza. Però col salame dentro, credo. C'è anche lui, il panino con l'uovo e la pasta. Quindi questo è... cioè, va bene, non c'è carne. Un tocco di carboidrato. No, lo dico perché non lo sapessi ancora, perché siamo vegetariani. E... poi ci sono appunto dei panini, tipo i sandwich con dentro la panna al... come si chiama? Al... aiuto alla fragola. Oppure salati col curry. E insomma, ci sono veramente tantissimi tipi di... ah, ecco, ci sono anche questi. I... come si possono chiamare? I snack... Choco chip snack si chiamano. Sono in pratica delle trecce di pane con il cioccolato, un po' come le gocciole ma allungate. Qua il pacco famiglia. E qui tutti i vari succhi. Noi ne abbiamo preso uno che è questo qui. Ed è buonissimo, che ha un botto di vitamine. Ha 12 vitamine. Ed è utile perché... noi che mangiamo tantissimo. Sì, e visto che di frutta ne mangiamo poca quando viaggiamo, questo diciamo che aiuta tanto. Sai che mi ricordano le vitamine così? La puntata di... la stessa serie di Sailor Moon dove Mata gli prende preso il cuore. Oddio, è vero. I bagni di potere di vitamine. Bevi, bevi, bevi. Comunque ci sono vari tipi, ci sono anche di caffè latte della Mr. Rain, e anche dello Starbucks. C'è il caffè. Versione di robusta di latte. Succo alla banana, che buono deve essere. Se lo prendi tu, il provarlo. Succo alla banana, sì, vuoi? Sì, succo alla banana. Il succo della banana, ok. Poi abbiamo il milk tea. E questo cos'è? Il latte cioccolato? Quale? Questo. Ah, questo è caffè ore. Allora, caffè latte. Non be- ah, questo con auto e cocoa. Questo è con cacao. Balance. Non c'è uno con la taglia più piccola? Apple juice. E insomma raga, questo è tutto. Poi abbiamo, vabbè, ok, le uova. Uova bianche. Di struzzo. Queste cose sono bianche perché le dipingono. Certo. Abbiamo le Pringles. Ci sono anche qua. Le patatine al gusto pizza. Sono un po' esanovate, ti ricordi? Sì, buonissime. Vari chips. Il reparto dei surgelati. I gelati. Bisogna vedere la fame atroce. Ogni cosa che ti sposti voglio mangiarla. E abbiamo già mangiato, da notare, stiamo facendo un video che sì, è sera. Mezz'ora fa abbiamo mangiato. Dettagli. Vedete quanti gelati ci sono. Fino. E basta. Dopodiché qui ci sono le casse per pagare. E ok, direi che più o meno vi ho fatto vedere tutto. Sì. E continuate a seguirci perché caricheremo altri video del Giappone, quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, commentate e anche i nostri social Instagram, Facebook e anche il nostro gruppo Facebook. Ciao, a presto, ciao ciao.